Allora Fabio, 13 ottobre, seconda giornata nazionale del camminare. Anche quest'anno il disegno che ci hai donato sarà sulle locandine di tutte le città, i comuni, le associazioni che aderiranno a questa iniziativa. E ti dico che sono già tante. Bene. Il disegno che hai fatto, ci dici cosa rappresenta? Dunque, il disegno rappresenta un pochino tutte queste formiche che si muovono, ci sono tutte le categorie, dal pellegrino, i primi, i vecchi che si muovevano a piedi per arrivare fino ai bambini, ai vecchietti, agli anziani, ai handicappati, un po' tutti quanti, quelli che si possono muovere. Chiaramente dall'altra parte c'è l'Italia, l'Italia con i suoi monumenti, con i suoi beni, tutto il nostro splendido paese. Per cui è un po' le formiche siamo un po' tutti noi, insomma, no? Che camminiamo. Esatto. A questo punto allora ti chiedo, ma a te piace camminare? Tu cammini nella tua vita? Io sono un grande camminatore, mi piace molto camminare, mi piace, noi montanari, che io vengo da Trento, per cui a noi piace camminare tantissimo in montagna e appena posso vado a fare delle splendide passeggiate in montagna, chiamiamole passeggiate, sono ben di più. Quindi consiglio a tutti di camminare? Tu, certo, tutti. Certo, anche perché è il mezzo più economico, è ancora meglio della bicicletta perché uno può partire, non ha il problema di metterla. Via, per cui amo la bicicletta, però amo anche camminare. Perfetto, allora Fabio, 13 ottobre camminerai certo. Con noi? Ah beh, di sicuro, io la mattina camminerò di sicuro, anche se mi troverò in Piemonte, ma mi sembra che forse assieme ai luoghi del FAI potremmo combinare il tutto, per cui sicuramente quella mattina mi toccherà camminare. Perfetto, tanto in qualsiasi città qualcuno, cioè tutti cammineranno, quindi in qualsiasi Benissimo, posto bene, sarai bene, si bene, camminerà. Bene, ma infatti io spero che abbia successo la manifestazione, che serve un po' tutti a svegliarsi un pochino e camminare, che fa bene a muovere tutto. Va benissimo. Grazie a voi e buon avvenimento. Grazie Fabio. Grazie.